Attenzione! Warning! This time the Kakapisha Soto can rebelt you from your chair! Cioè, che in poche parole, questo video è molto spaventoso e potrete spaventarvi molto! Hey, benvenuti sul mio video, io sono 601 e oggi ho deciso, cioè, dato che so che hanno fatto gli stessi che hanno fatto Slender The 8 Pages, a cui ho giocato qualche video fa, ne hanno fatto un secondo molto più bello che si chiama Slender The Arrival. Ecco, ho deciso di giocarci. E che dire, spero che sia più innovativo e direi che possiamo partire subito, che se no vi annoio. Allora, clicchiamo su Start Game. Ok, prendete pure un caffè. Oh, finalmente. Iniziamo a giocare. Molto spesso sei guidato dalla tua devozione, la tua bla bla bla. Non ho capito niente in questa frase, anche se di solito l'inglese lo so molto bene. Sembra davvero molto fatto meglio del primo, cioè c'è una storia. Vedo un'ombra. Vedo un'ombra. Oh, finalmente. Bellissimo. Ha la grafica 100 volte meglio del primo che hanno fatto di Slender. E poi come vedo qua, nell'intro c'era una macchina, quindi siamo andati a sbattere, a quanto pare. Che sfiga. Vabbè. Adesso andiamo. Guardate l'effetto di corsa. Che figo, bellissimo. Non vedo l'ora di giocarci ancora di più perché davvero farò delle puntate abbastanza lunghe su questa serie perché. O forse farò solo questo video, non lo so, vediamo. Vi lascio godere il gioco senza che io vi rompa parlando in questa parte iniziale, ok? Ok. Non sono affatto tranquillo. È una mia impressione. O sta diventando più buio? Uguale ad amnesia. L'apertura delle porte è come in amnesia. Che bella grafica che è sto gioco. Oh, quei disegni non mi piacciono affatto. Apriamo qui. Che bella stanza disordinata. Telefoniamo del phone line per subito.
alla linea telefonica è morta. Arance, lo sapete cosa vuol dire? Un bel niente. Vediamo di esplorare un po' questa casa. È finita la musichetta. Oh, non ci credo, possiamo suonare. Sentite come sono bravo. Va bene, basta. Mettiamo un... Oh sì, la classica torcia. Perfetto. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per rallegrarci un po', ma sì, dai. C'è anche il simbolo dello Spirito Santo qui, su questa radio. Ma speriamo porti bene. Basta, mi ha già stufato. Ok, saliamo. Allora, passiamo all'altro corridoio. Oh, cos'è? Avete visto? Oh. Dove andiamo, eh? Andiamo. Io vedo qualcosa. No. Pare qui non c'è nulla. Però andiamo a vedere di là. Abbiamo bisogno di una chiave. Allora. Una chiave. Ho lasciato qualcosa indietro. Ah, questa stanza. E... Si fanno pubblicità da soli. Con il loro stesso gioco. Le due aziende che hanno contribuito a fare questo gioco. Ogni tanto guardo fuori perché mi convince affatto. Vedo un luccichio là. Ah, ecco, infatti la chiave. Perfetto. Adesso andiamo in quella stanza maledetta. Oh, finalmente. Speriamo di poter andare avanti da qui perché... ok. Oh no. Questo non mi piace affatto. Occhi. Cos'è quella roba lì? Stelline? Quanti disegni, cavoli? Oh, cavoli. C'è niente, vero? Allora io... Ah, un foglietto. Che bel disegno. Non me lo fa neanche vedere, tutte le altre cose me le faceva. Oddio mio, mi ha fatto prendere una paura del cazzo. No, io me ne vado. Bastardi. Via, 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 via. Dove me ne vado? Di qua, di qua. Scivolo. A dopo, eh. Ci vado dopo nello scivolo. Niente paura. Aia. Scusate. Oh. E ce ne andiamo. Che succede? Si sta caricando, bene. Quindi questo è un altro stage o qualcosa del genere. Beh, io direi che da la prossima volta ricominciamo da qui. Il gameplay per questa puntata può finire qui di questo capolavoro, perché
Mi è piaciuto davvero tanto questo gioco. E scaricatelo anche voi se volete, se vi è piaciuto. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao!